Manita del Sora che rifila un 5-0 alla Tivoli nella 31esima giornata del girone F di Serie D, conquistando 3 punti importanti in chiave salvezza, ancora tutta comunque da conquistare. Avvio sprint del Sora che dopo il minuto di silenzio per le vittime della diga di Suviana va in vantaggio già al quinto con Tribelli che insacca dopo il tentativo di Capparella in seguito a una bella azione avviata sulla destra da Ippoliti. Prima rete in maglia bianconera per Tribelli. La Tivoli reagisce subito con rabbia, ma il Sora è pericoloso in ripartenza come al 17esimo con Capparella che chiude il triangolo con Di Giglio. Quest'ultimo poi non ci arriva di un soffio a ribadire in rete. Al 30esimo arriva il 2-0 del Sora con un colpo di testa chirurgico di Franco Veron da un corner battuto da Di Giglio dalla sinistra dopo una bella azione di Tordella che si era liberato, era andato al cross. La Tivoli non ci sta e si butta in avanti. Al 34esimo punizione di De Marco, tiro centrale, blocca senza problemi Crispino. Al 44esimo è lo stesso Crispino che si supera sul tiro di Spirito deviando una mano in calcio d'angolo sopra la traversa. Nel secondo tempo, dopo un buon avvio della Tivoli che al terzo è pericolosa con Pellegrini che manda fuori da buona posizione, il Sora chiude la gara con altri 3 gol. Al decimo arriva il 3-0 di Gubellini che finalizza un'azione di contropiede. E poi al 27esimo il 4-0 di Didio che ruba palla al portiere ospite Zappalà e deposita in rete per il poker. Al 43esimo 5-0 da parte di Marcucci con un tapin vincente dopo la respinta di Zappalà e questo è il risultato finale.